sei perso? Se vuoi, posso portarti da qualche parte. Dovevo tornare a casa. Thomas è sparito. Dark Matter sta per materia oscura e la materia oscura è quello che circonda l'universo di cui non sappiamo praticamente nulla. Ed è un po' la stessa cosa, secondo me, se noi pensiamo all'essere umano, al suo aspetto più introspettivo. Quello che noi conosciamo dell'essere umano e comunque anche di noi stessi è molto poco. C'è Alessandro Demchenko, appunto, che è il fisico, e poi c'è Angelique Cavallari, che è questa donna misteriosa che rapisce il piccolo Thomas, che è appunto la prima volta sullo schermo, ma c'è anche Eleonora Giovanardi, che è la moglie dello scienziato, Orso Maria Guerrini, Elisabetta Pellini. Ho notato che da parte loro c'era questa voglia di approfondire un film d'autore di genere. Perché alla fine non dimentichiamo che Dark Matter è un film d'autore, ma è anche un film di genere. Questo connubio ha creato delle relazioni molto molto interessanti anche nel mio lavoro con gli attori. Allora, dove andiamo? Lontano. Elena è un personaggio molto misterioso fino alla fine del film. Muove delle corde all'interno della storia. Diciamo che lo spettatore può pensare tante cose quando la incontriamo all'inizio del film, quando la rivediamo verso la metà ne pensiamo altre e alla fine cambiamo di nuovo idea su di lei. Un personaggio molto emblematico, non lo si può dare per scontato. Tutto bene? Sì. La mia prima esperienza sul set è una bella esperienza. Ho fatto tutto quello che c'è nel copione e quello che mi dice il regista. La cosa più bella che mi è piaciuta è stata sia stare dentro un film, che sto girando un film, quindi capito, andrò al cinema, queste cose. E poi mi è piaciuto tantissimo vedere quella telecamera che mi chiedevo come è fatta, perché mi piace capire come sono fatte le cose. Io ho letto il copione e mi è piaciuto subito, l'ho trovato scritto molto bene, e molto poetico, nonostante sia appunto un film drammatico e cioè, a tratti thriller direi. Sta bene, sono soltanto dei graffi. Mi piace molto la capacità di dare un senso ai silenzi, non per forza dover spiegare tutto quanto, ci sono delle cose che non possono essere spiegate. Il mio personaggio apre la sua storia pensando appunto da scienziato di poter arrivare a conoscere tutto. Invece alla fine scoprirà che delle cose sono semplicemente dei misteri che non possono essere spiegati, almeno a noi, in questa vita. Il restante 95% ci è ancora sconosciuto, ma abbiamo buone ragioni di credere che gran parte di quel 95% mancante sia ciò che oggi chiamiamo Dark Matter.